Vincenzo Paglialonga, fermato come indiziato dell'omicidio della vicina di casa Lauretta Toffoli, circa 4 mesi fa aveva rapinato un'altra residente nel condominio di Via della Valle 4. Il quarantenne aveva minacciato con una scacciacani la donna e le aveva sottratto portafogli e cellulare, nascondendoli in un appartamento attiguo disabitato in cui accedeva attraverso la terrazza. Arrestato dalla squadra volante della questura, era stato posto ai domiciliari per le sue condizioni di salute, ma era evaso pochi giorni dopo. Le manette erano poi scattate nuovamente per lui e l'autorità giudiziaria aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Paglialonga ha quindi trascorso circa 3 mesi e mezzo nella casa circondariale di Pordenone, da dove è uscito venerdì pomeriggio, perché le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, tanto da essere incompatibili con la detenzione, e quindi tornato nella sua abitazione di Udine agli arresti domiciliari attorno alle 16, mentre il delitto di cui è accusato è avvenuto, secondo la stima del medico legale, tra l'una e le 2 di notte. Eppure nel condominio tutto appariva tranquillo. Non ho sentito niente di notte, magari il sonno pesante, ma perpendicolare non ho sentito niente. E ieri verso mezzogiorno, l'una, quando sono sceso a portare giù il cane, abbiamo visto che c'era un po' di trambusto e abbiamo scoperto quello che era successo. Conosce comunque le persone coinvolte? Sicuramente abbiamo incrociato la signora qualche volta che si fermava appunto a coccolare il cane, però nulla di più.